Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Lo abbiamo appreso leggendo il Fatto Quotidiano. E questa la notizia in questione. Aperte virgolette, concerto di Capodanno, l'orchestra di Vienna cambia la marcia di Radetzky. Il finale è nazista, chiuse le virgolette. Insomma, si è ampiamente capito. Dopo il politicamente corretto, adesso sta giungendo in ultimo il musicalmente corretto. La barbarie avanza speditamente. L'Occidente si sta suicidando. E si sta suicidando per di più in modo ridicolo. È ciò che Roger Scruton giustamente chiama nei suoi scritti l'oicofobia dell'Occidente, ossia la paura di sé, l'autofobia di una civiltà, quella occidentale, che per paura di offendere le altre sta negando stupidamente se stessa, fino a distruggersi, fino a cancellare la propria identità e le proprie radici. E questo lo sappiamo, il paradosso del teorema dell'identitarismo. Il logo liberista, proprio del nichilismo avanzato, ripete che chi ha un'identità per ciò stesso nuoce all'identità altrui, sicché il solo modo per propiziare un vero dialogo multiculturale consiste nella rinunzia da parte di ciascun popolo alla propria identità per aprirsi alle identità altrui. L'obiettivo che inconfessabilmente si ottiene, tuttavia, non è un dialogo fra le identità, ma è l'annientamento delle identità e quindi la creazione di un finto dialogo multiculturale che in realtà si realizza come dialogo tra svuotati, come finto dialogo tra realtà private della loro identità, disidentificate e quindi incapaci di dialogare. È il compimento della civiltà nichilismo pienamente realizzato, dove sopravvive soltanto il nulla del valore di scambio, con annessa neutralizzazione di tutte le radici storiche, le provenienze e le civiltà. L'Occidente, l'ho detto e lo ripeto, si sta suicidando, sta morendo in forma non seria, e lo fa nella misura in cui rinunzia un pezzo alla volta ai punti saldi della propria storia, ai baluardi della propria civiltà, ai fondamenti irrinunciabili della propria vicenda storica e della propria cultura. Il paradosso è che l'Occidente si sta disgregando, secondo quello che Oswald Spengler definiva il tramonto dell'Occidente, nella misura in cui ha paura di se stesso, è vittima dell'oicofobia, teme la propria identità e fa di tutto per negarla, per nasconderla, per cancellarla, quasi come se occorresse prendere congedo dalle identità per creare un piano liscio, svuotato di identità, che è poi quello su cui scorrono onnidirezionalmente le merci, che, come sappiamo, non hanno identità, semplicemente scorrono. Gli uomini stessi figurano come merci che liberamente circolano nell'ambito della civiltà nichilistica dei mercati. Ecco perché il paradosso è che si finge di voler valorizzare il dialogo fra le civiltà e le culture, quando in realtà si mira semplicemente a uccidere ogni civiltà e ogni cultura, giacché la civiltà del turbocapitalismo high-tech nichilistico non accetta la sopravvivenza di identità, di culture e di civiltà. Vuole vedere ovunque trionfante il nulla connesso alla forma merce, quel nulla che, come ci ricorda la pellicola e ancor prima il romanzo della storia infinita, avvolge ogni realtà distruggendola e imponendo se stesso. E quanto sta avvenendo in questi giorni, in queste ore, è la civiltà dell'Occidente che sta tramontando rapidamente, dissolvendosi nel nulla. Radioattività con Diego Fusaro.